What a tutti ciurma e benvenuti ragazzini in questo nuovissimo episodio su The Devil in Me. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 50 like ragazzi. So che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissime, per voi è soltanto questione di un secondo. Per cui mi raccomando spolliciate. Eccoci qua di ritorno dopo che la volta scorsa ragazzi le cose hanno iniziato a diventare un pochettino più strane. Ci sono stati diversi jumpscare. Il punto è che non credo che questo gioco baserà la propria componente horror solo ed unicamente sugli jumpscare. Quindi da questo momento in avanti qualcuno di voi nei commenti la scorsa volta mi ha detto di prestare particolare attenzione, perché a quanto pare sarà molto facile morire. Io sinceramente speravo non fosse così facile, perlomeno non fosse così facile come in The Quarry. Perlomeno mi auguro che non sia così imprevedibile come in The Quarry. Quindi devo incrociare le dita e vi prometto ragazzi che farò tutto quello che è in mio potere per cercare di salvare sempre la situazione. Riprendiamo da dove ci eravamo lasciati ragazzi, proprio quello stanzino buio che, o per la miseriaccia, aiutace Gesù. Infatti eccoci qua. Erin, ehi, aiuto! Qualcuno mi aiuti! Non vedo niente! Ehi! Ragazzi! Ragazzi, vi prego! Erin! Allora, la porta non si apre, per favore! Qualcuno faccia qualcosa! Io! La porta non si apre! Fatemi uscire! Tranquilla, siamo qui! Ok, meno male, meno male. Allora, tratti aggiornati... vabbè. Calmati, Erin. Va tutto bene. Va tutto bene, mica tanto, eh. Non so se è normale che lei sia ferma lì, però... Tranquilla, siamo dettagli. Qui. Cosa sta succedendo? Tra l'altro... cazzo, c'ha l'asma lei, veramente. Mi serve l'inalatore, per favore, ragazzi, dai, non scherziamo. Mi serve l'inalatore. È vero, lei soffre d'asma. Qual è la tua camera? Presto! Charlie, la tua camera? Dopo la mia, nel corridoio, dopo la tua. Erin, ora vado. Cerca di fare respiri profondi. Ti pare facile? Il punto è che non sono manco riuscita ad aprire la porta. Prova a mantenere la calma. Ehi, contiamo insieme. Uno... 2, 3. Direi che è meglio non tastare in giro quando non vedi cosa c'è. Espira. Dobbiamo tirare giù questa porta. Non farlo, Erin. Non farlo. Non riesco. Cercate qualcosa per abbatterla. Io e Mark proviamo a forzarla. Ok, adesso si muove. Io non lo farei se fossi te. Che c'è? C'è qualcuno qui? C'è qualcuno qui? Ehi, urla, ragazzi, porco zio, urla! C'è qualcuno qui? Qui con me? Oddio! Oh, oh! What? Oddio, oddio, no, 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 no! Mi sa tanto che le scelte saranno un po' fatte a me, come in The Quarry, ragazzi. Allora, perché qua veramente c'è stata analizza bene. Il punto è che non si può mai sapere fino in fondo se una scelta può portare a un errore fatale o no, ovviamente. Perché questo tizio, che ovviamente è sbucato dal nulla e tra l'altro sta vestendo i panni dello stesso H.H. Holmes, ci sta porgendo l'inalatore. Perché? Quindi uno potrebbe dire, forse non è saggio prenderlo, perché ci sta porgendo l'inalatore? Chi è questo tizio? Pare un tipo minaccioso? E probabilmente l'inalatore ha qualcosa che non va, oppure prendendo l'inalatore mi acchiappa lui all'improvviso, così mi stordisce in qualche modo? E attaccando comunque si potrebbe innescare un'azione-reazione, ragazzi, che potrebbe portare a qualcosa di poco positivo. Quindi sinceramente non ho la minima fottuta idea
idea di cosa fare. Io sinceramente, allora ragazzi, io penso che sia abbastanza naturale che questo tizio non è un tizio amichevole, ma prendere e attaccare così in maniera estemporanea, non lo so, veramente non lo so ragazzi. Non lo so, perché, cioè, le scelte non hanno una via di mezzo, capite? Cioè, sembrano due poli completamente opposti. Una semplice azione come prendere un inalatore e invece dall'altra parte l'azione di attaccarlo. Le mie sensazioni ovviamente mi fanno dedurre che questo tizio non abbia buone intenzioni. Mi pare ovvio, mi ha rinchiuso dentro una stanza, mi stava osservando e forse non mi vuole tenere in vita per farmi del bene, ma per farmi del male. Quindi, regà, io incrocio le dita veramente sperando di non fare cazzate d'ora in avanti, ma provo ad attaccarlo a sto punto. Il punto è che lei senza inalatore può svenire, suppongo. Non lo so, ragazzi, io provo ad attaccarlo e incrociamo le dita. Non è che sarà molto utile la cosa, credo. Oh! Oddio, che no, vi prego. No, vi prego. Aiuto! Oddio. Oddio, no! Cazzo, questa era la prima. No! Era la previsione, cazzo! Mo' mi è rivenuto in mente! Niente, la prima cazzata della serie la dovevo fare. Non avevo ripensato a quella cazzo di previsione, mannaggia, era proprio questa scena qua. Porca loga, niente, il primo errore, ma, ragazzi, della serie. Ma dove cazzo è? Non c'è. Ovviamente. Ma non c'è nessuno. Dov'è finita? Io non... Perrin! Avrà trovato un'uscita, ci sarà un'altra porta o qualche botola. Un'uscita? È un ripostiglio, Charlie. Sono senza parole, ragazzi. L'uomo mascherato ha ucciso Erin dopo che lei l'ha assalito. Niente, allora, a quanto pare, d'ora in avanti devo fare l'opposto di quello che mi viene in mente di fare. Perché le mie sensazioni mi portano sempre a sbagliare. Probabilmente avendo preso l'inalatore non ci avrebbe ucciso, forse non subito perlomeno, non lo so. Fatto sta che la prima è andata. Mi dispiace da morire per Erin, perché non era un personaggio che mi stava antipatico, quindi... è andata di merda, ragazzi. Wow, la prima scelta importante è andata di merda. In questo caso, a differenza dei cuori, non ci danno l'opportunità di salvarli. Che palle, ragazzi, però, dai. Salve, eccoti, buon uomo. Qua. Chissà come reagirà Jamie alla notizia. Proprio non quando bene. Stavano iniziando a rivelare i propri sentimenti. Sì, lo so. È inutile rincarare la dose. Dove sarà andato il padrone di casa, Mr. Dewitt? Quello non è il padrone Sembra di casa. Sembra proprio che abbia lasciato l'isola. Che scortesia, non trattenersi per cena. Charlie è riuscito a ricompattare la squadra. Meglio così. Perché d'ora in poi le insidie non mancheranno. Me ne sono accorta. Io posso solo osservare. E a volte può risultare frustrante. Per certi versi ti invidio. Pa! Io annoto solo gli eventi. Tu puoi plasmarli. Mi invidi? Quando non sai cosa scegliere. Torniamo a dove eravamo rimasti, prima che uno dei nostri amici si metta nei guai con le sue mani. Non vorrebbe essere al mio posto, mi creda. Che Ma dove guaio, diavolo ragazzi, è? Deve che essere guaio. Qui intorno, non sarà lontana. Sì, sono sicuro che c'è una spiegazione. È un labirinto. Si sarà infilata da qualche parte e... urlando come una disperata. L'avete sentita? Le è successo qualcosa? Non puoi saperlo. Stronzate. È che non vuoi rinunciare alle riprese, Charles. Per me, invece, non è affatto un problema. Qui c'è qualcosa che non va. Ora troviamo Erin e lasciamo subito quest'isola. Restiamo calmi, ok? Devo riflettere un attimo. Beh, fai pure. E ecco che esce di scena il nostro capo non troppo carismatico. Che è stato? Madre mia. È Charlie che riflette, anche se sembra più uno scatto d'ira. Forse ha ragione. Se non finiamo l'episodio, siamo spacciati. Non ci credo.
Cosa? Dico solo che... Aspetto da una vita che tu abbia il coraggio di prendere una decisione su qualcosa. Una qualunque. Ed è adesso che finalmente decidi di schierarti. Quindi lo show è più importante della scomparsa di Erin. Oh, Mark, andiamo. La troviamo e andiamo via. Non siate troppo precipitosi. Mark, non so per quale motivo di colpo abbiate cambiato idea entrambi, ma Kate ha ragione. Se lo show chiude, siamo nella merda. Beh, me ne fotto. Io cerco Erin. Ma più che altro giusto. Che... Ecco il piano. Abbiamo già un piano. Andare via. Tu, senti. Portiamoci avanti con il lavoro. Adesso andrò a cercare Dumette e insieme chiariremo tutto. E visto che ci ha dato buca per cena, ci deve almeno un'intervista. E ad Erin non pensi? Tornerà presto. Bravo, Charles! Il tuo piano è totalmente campato in aria. Dumette è andato. L'ho visto, ricordi? Magari è tornato. O magari no. Non potresti pensare positivo per una volta. Fra tutte le proposte di Charlie, questa non è nemmeno la peggiore. Potrebbe persino essere la migliore. Ora non ti montare la testa. Non condivido comunque le tue priorità. Fa nulla. Io vado. Vengo con te. Se andiamo a cercare Dumette, forse troviamo anche Erin. In base a quale principio, boh... Che faccia come comunque gli pare. Comunque la situazione è assurda, raccolgo ragazzi, le mie assurdo. Cose. Kate. Me ne vado, Mark. Tu vieni o no? Sì, assolutamente. Ok, genio. Dove cerchiamo Dumette? Io non cerco Dumette. Guardo dove girare. E se lui se ma ne salta fuori, culo, tanto ma... meglio. Erin è sparita. Niente, questo allora... non ti preoccupa? Posso preoccuparmi di due problemi insieme. Wow. Sai, questo lavoro mi ha aiutato a capire realmente che cosa sia un sociopatico. Beh, noi facciamo TV educativa. Comunque, ragazzi, sta situazione credo sia abbastanza assurda, nel senso comunque sta... C'avevano questa collega, c'era questa ragazza che stava strillando, evidentemente impaurita, e lui dice, ah, vabbè, scomparsa, sti cazzi, sarà da qualche parte. Ma che cazzo di atteggiamento è, scusate? È un'evidente situazione anomala in cui una persona... che era dentro una stanza scompare e non si preoccupa. A me mi sembra assurdo, eh. Qua continua ad aggiornarsi il numero. Adesso è 181, prima era 180. 181 con Erin, forse, dopo che ho fatto la cazzata di farle fa quello che ha fatto. Non... E qua? Non lo so. Che è sto macello? What the fuck? E c'è del sangue qui per terra, fermi. Sto foglio cosa dice? Cos'è? Lobby, Castello della Morte, giù. Panoramica è lenta per sottolineare. Ti spiace avvisarmi prima di urlare. Cioè, tipo una sceneggiatura. Sì, stacco su Kate, bla bla bla. È la sceneggiatura di qualcosa. Inizio a preoccuparmi. La cerchiamo da poco. Sarebbe sì, ma ormai è scomparsa da tempo. Erin! Magari è fuori con Dumette a fumarsi una sigaretta. Soffre d'asma. Ma vai non a può cagare, fumare. Vai. Era per dire, che la troveremo. Questa rapa veramente, ragazzi, eh. Ehi, Random Dumette il biglietto designer, da visita di Dumette. Progettista. E ok, va bene. Mi ho trovato questo biglietto da visita. Trovati uno di 5. Ma che... Ma sono cose che dobbiamo diavolo... trovare qua intorno. Qua c'è un'altra premonizione, ragazzi. Ok, ok, era un gancio e quello era Charlie. Ho cercato di tenerle più a mente queste premonizioni. Mannaggia tutto, mannaggia. Che quella di Erin mi è ritornata in mente dopo. Dopo, quando ho praticamente rivisto la scena, mi è venuto in mente che l'avevamo già vista. Mannaggia la miseria, ragazzi, veramente. Cioè, allora, fare questi errori così stupidi mi manda in bestia. Veramente in bestia, perché è vero che uno dice, vabbè, in effetti, ragazzi, non si può prevedere fino in fondo a cosa porta un'azione. Però, magari mi poteva rivenire in mente prima. Porca miseria, cioè niente, qua il solito libro, purtroppo doveva andare così, che dobbiamo fare? Niente, cercherò di stare il più attenta possibile d'ora in avanti, anche se è difficile ragazzi, è veramente difficile, niente, qua è ancora chiuso, ma lui può, ah lui può usare la carta, è vero, può usare questa per aprirlo, ah. Ok, ce l'abbiamo?
Attenzione ragazzi, perché forse ce l'abbiamo. Ok, benissimo. Segreto trovato. Cartolina inviata da una casa di riposo a Hector Monday. Sua madre Lucinda si trasferì nella struttura nel 1992. L'antica. Beh, direi di sì. Aspetta però, prendila. Non chiudere il cassetto. Ogni volta la stessa storia. Dettagli, dettagli, devono essere dettagli. Fammi vedere che cazzo c'è sta scritto, no? Signor Monday, grazie per aver scelto Twilight Prairie come residenza per sua madre. Lucinda si è già ambientata meravigliosamente. Come sai, invitiamo i parenti a fare visita ai nostri ospiti quanto più possibile. Sperano di vederla presto. Linda Price, quindi direttrice di questa casa di riposo. Ok. C'è altro che possiamo vedere? Allora, qua sembrerebbe proprio di no. Questa porta per ora immagino sia inaccessibile. Qua c'è altro. Niente di importante. Penso... Aspetta, qua pure si poteva guardare qualcosa. O no? Allora, forse era solo un riflesso. Ah, ecco, infatti, mi sembrava strano. Non c'è... Accendi un po'. Corrente. E com'è? Non l'avevamo ripristinata, non la corrente. L'avevamo ripristinata con Jamie. Beh, di nuovo, strano, pure questo, cioè. È tutto assolutamente assurdo e... Nessuno sembra preoccuparsi troppo, solo Jamie. Comunque qua per terra c'è del sangue, eh. Se non ve ne foste accorti, c'è proprio del sangue qui per terra. Però dettagli, vabbè. Jamie, vieni qui. Madonna santa. Ok, bene, me la faccio sotto. È solo sangue, dai. Solo sangue? Scherzi? Ma qua non essere precipitosa. O forse è di Erin. Basta. Pensi sempre al peggio. Possiamo solo dedurre che hanno trascinato qualcosa che sanguinava. E questa idea non ti preoccupa? Appunto. Sì, è un po' strano. Un po'. Che devo dirti? Magari Dumetto o il custode avranno trascinato dentro una carcassa di animale dall'esterno. Sì, certo, passando per la hall al suo posto. Ma vai a farti fottere, va. Ma questo qua è scemo o che, ragazzi? Cioè, ci fa o ci è? Mi sta dando sui nervi, veramente. Ti do il benvenuto allo spettacolo di stasera. Oh, ma che cazzo... Presentato da Grantem Dumet. Dumet? Cosa? Non se n'era andato? Ma non era lui, cazzarola. Ormai lo sappiamo tutti. Lo sanno anche i sassi. Ehi. Minchia, è troppo buio, ragazzi, fino in fondo. Non ce la posso fare. I corridoi li odio, lo sappiamo tutti. E lo ripeto e lo ribadisco, che è assolutamente tutto così odioso. Veramente. Questa situazione è assolutamente odiosa. Non si vede un cavolo. Io non ce la posso fare, raga. Ma perché non ci fanno accendere tipo le candele o roba del genere? Ok, allora qua per terra cosa abbiamo? Poi andremo ovviamente dall'altra parte perché era chiaro che dovevamo andare di là. Ho conosciuto l'agente Monday il 12 ottobre del 97 all'aeroporto O'Hare. Ero incaricato di accoglierlo allo sbarco. L'avevo già incontrato a un convegno sulla psicologia criminale qui a Chicago qualche settimana prima, ma dubito si ricordasse di me. Da bravo pivello ero piuttosto nervoso. Appena uscito dal corso di addestramento mi trovavo a scarrozzare il famoso profiler celebrato da tutto il paese per il caso dell'Arkansas. La prima impressione che ho avuto di lui era di... Era di... No, tienlo, tienlo. Che dice qua? Promemoria interno. A Chicago serve il nostro aiuto. Hanno per le mani un potenziale serial killer. Due vittime per ora, altre previste. Qui nel 97, ragazzi. Visti i successi riportati nel caso Sherman, voglio che ti rechi... Sherman! Che ti rechi sul posto per indagare. So che ci sei già stato per l'addestramento alla profilazione, per cui mi aspetto che gli investigatori locali siano collaborativi. Ti ragguaglieranno sul resto non appena sarai atterrato a O'Hare. Questo ovviamente ha questo Hector Monday, ragazzi. Ok, comunque qualcuno di voi mi ha detto che è importante trovare questi file, quindi meno male che mi sono addentrata fin qua giù, anche se non ne avevo davvero tanta voglia, se proprio la devo dire tutta, sinceramente. Ok, per cui, non perdendo troppo tempo, direi di avviarci verso quest'altro meraviglioso corridoio, anche se... la bella musichetta che ci accoglie. Quanta gioia. Vedo l'ora di scoprire di che si tratta. Che cazzo è sto rumore? Che cazzo è sto...
Io sento tipo un respiro affannoso, ragazzi. Forse so io, forse no, ma... Bello. Sento qualcosa di strano. Ok, un guanto tutto insanguinato. Che è? Oh! Ma che cazzo è? Che cazzo è? Chi è? C'è qualcuno che sta evidentemente poco bene, ragazzi, è chiaro. Il grammofono non si può spegne. Di qua c'è qualcos'altro. Sembrerebbe di no, va bene, con tutta la gioia del mondo. Attraversiamo questa porta, dai. Vediamo cosa ci aspetta dall'altro lato. Ho sentito? Ti prego. Che aiuto. Cazzo? Aiutami. Ti prego. Farò. Stai. Cosa. Che è successo? Stai bene? Ma che cazzo? Fermo. Guarda. Bene, l'hai attivato tu, bravo testa di cazzo, bravo! Che cos'è? È una trappola a scatto. Se sposti il peso dalla pedana, il tizio viene trafitto da quella lama. Bene. Aiuto! Ti prego! Aiuto! Salve. Aiuto! No, non oserai. Jamie? Non farlo. No, vabbè, no, raga. Dai, ma seriamente. Che palle. Cioè, allora, raga, so io, o comunque le scelte che hanno messo in questi giochi sembrano essere veramente più complicate da prendere. Lo sono davvero, io, cioè... Ho giocato Until Dawn, ragazzi, lo sapete, ci ho fatto la serie e non ricordo di essermi trovata così spesso in difficoltà a prendere delle decisioni. Non so se sono diventata più pappamolle io, più cacasotto io o meno impulsiva, non lo so, perché magari o prima andavo più a sentimento, ragazzi, veramente, senza starci troppo a pensare su. Ma in questo caso, cioè, visto che tra l'altro voi stessi mi avete scritto che le morti evidentemente sono molto più semplici, in casi come questo, raga, veramente mi ritrovo in seria difficoltà, Mi ritrovo in seria difficoltà, porca vacca. Perché cioè, se indietreggio in questo caso, ovviamente l'altro tizio muore. Però se non indietreggio, che fa questo? Lo pugnala? Lo può pugnalare? Quindi che devo fare io? Devo tenere principalmente la vita dei miei personaggi? E quell'altro non so neanche chi sia. Cioè, pure mi sembra una carrognata bella e buona indietreggiare e comunque ammazzare quel poveraccio che è lì. Però a sto punto, se devo mettere in primis la vita dei miei personaggi, io non so, ragazzi, veramente. Cioè, mi dispiace nell'anima, ma lo faccio indietreggiare. Ma non so che fare, cazzo. Ti prego, no, veramente, raga, dai. Oh mio Dio. Marta, dammi la mano. No, raga, veramente. Andiamo, cazzo. Madonna santa, cioè regà, dai però, Cosa ho fatto? Dobbiamo andarcene, subito. Charlie! Andiamo! Che situazione di me, veramente, cioè... Veramente, ragazzi, a me dispiace nell'anima. Vi dirò, davvero. Hai visto? La maschera. Che diavolo era? Ma non avevo altra scelta. Scherzo. Mo lo stavo a dire, sembra così facile andartene, cioè. In trappola. Oh cazzo. Che facciamo? Tiriamo giù la porta. Come? Ok. Al tre. Le sbarre. Uno. Come? Due. Tre. Ma cosa dite? Cosa dite? Sentito? Oddio, che sta succedendo? Perché trema tutto? Che cosa succede? Io, raga, non so che dire. Merda. Il tuo cristallo spirituale. Non farlo più. E non prendermi in giro. Scusa, non vorrei che ti tagliassi. Quel sasso è molto appuntito. Beh, oltre che magico. È un cristallo di ametista. Che aiuta a mantenere la calma generando energia protettiva. Lo so,
mi ricordo. Se lo sai, non chiamarlo sasso. Forse dovresti cominciare ad assumerti la responsabilità delle tue emozioni invece di affidarti a un cristallo spirituale. Mi fa stare meglio, non rompere le palle, dai. Mi fa stare meglio. Magari a me fa stare meglio. Una cosa che tu non hai saputo fare. Eccola, pam. Sì, forse ho detto una cattiveria gratuita. Quindi il cristallometista aiuta Kate, durante le fasi di calma. Non è il momento o il posto. Devo dirti una cosa. Oddio Gesù, adesso? Okay. Prima tu parlavi di quel lavoro che ho rifiutato. Non ti ho mai detto la verità. Ecco. Su cosa? Non era un lavoro, non proprio. Che vorresti dire? Te lo ricordi, Murray? Stava aprendo uno studio a Brooklyn, un atelier. Cercava un socio. È il tuo sogno? Già, ma non c'erano prospettive di guadagno. Pensavo avresti detto che era una follia, giustamente. Perché lo era. E perché non l'hai fatto allora? E perché non hai accettato? Non potevi dirmelo. Le cose già andavano male tra di noi. Oh, no, no, no. Ora non dare la colpa a me. Hai fatto tutto tu. Lo so. Non ho accettato perché... It would have taken me away from you. Ok, non c'era il sottotitolo, ha detto mi avrebbe portato via da te, dai. Non ci avevo pensato, non dire nulla. A volte l'opzione di non dire niente è la migliore. Oh, ragazzi. Non sperare di cavartela così. Io volevo... Vabbè, lui ci sta ancora sotto, dai, questo è chiaro. Che cosa vuoi che dica? Lei no, però. Speravo le cose tra noi potessero cambiare. In fondo, lo spero ancora. Avevamo capito. Avresti dovuto dirlo prima. Avresti dovuto dirlo prima. Lo so. Non voglio tornare da capo. Se stavolta fosse diverso. No, andiamo. È improbabile, lo sai. Scusa, forse sono ancora confuso. Niente, allora lei è super ferma sulla sua decisione, mentre lui no, lui è ancora forse innamorato. Troviamo Erin e andiamocene da qui. Quindi preparati ad andar via a trovare Erin, ancora a cercare Erin. Non importa. È più urgente trovare Erin, dato che per Charles non sarà certo una priorità. Beh, perché non lo sarà così? Di sicuro. Come? Charles? Perché gli dà fastidio, ovvio. E quindi meglio infastidirlo, ovviamente. Allora, qua è chiuso. E dove dovremmo mai andare a cercare Erin? Boh. Ma chi è che va in giro a chiudere a chiave le porte? Dumet? Il suo piccolo aiutante giallo? Che è un Minions? Che cacchio dovrebbe essere se lo chiami aiutante giallo? Boh, vabbè. Niente, procedemus. Qua le porte sono tutte chiuse. Ma è cambiato qualcosa. Che c'è? Lo strangolatore del campo. Che cazzo è? Uno scherzo di cattivo gusto? Che cosa ci fa qui? L'hai portato tu? È lei? No. Quella è lei? Sì. È Shelby. Unghie abbinate? Dio, no. Le avevamo sempre uguali. È stata uccisa la sua amica. È lui. Cosa? È lui. Sullo sfondo. Lo conoscevi? Più o meno. Era uno di quei tizi che vedevi sempre in giro. Quelli che trovi sempre alle solite feste. È stata colpa mia. Lo sai che non è vero. La sera che è successo avrei dovuto vederla. Dovevamo uscire a bere, c'era una festa. Ma io dormivo. Al campus era tassativo non uscire mai da sole. Shelby mi stava aspettando quella sera e... ed è lì che l'ha aggredita. Va tutto bene. Non è per un cazzo, ok? Per niente. Io devo conviverci e ora qualcun altro lo sa. Qualcuno voleva che io la trovassi. Ma che cazzo è? Ah, non ne ho idea. Beh, non è promette un bel nulla rumore, di buono. Infatti. Ma che cazzo... Oh! Venite, presto! Charlie! Ma che intervengano anche gli altri? No, dai ragazzi, su. Madonna santa. Non resisto.
Ehi, dovete andarvene in qualunque cazzo di modo. Andate via, Cristo! Subito! Jamie! Charlie! Ma che cazzo è successo? Porca miseria, quindi sono stati separati adesso. Non ne ho idea, però non promette... Nulla di buono. Andiamo bene. Non si muove. E adesso? No. Fottuti. Ci sarà un'altra via. Sì, strisceremo nei corridoi di servizio. Per forza. Madonna, che ansia, ragazzi. Veramente che ansia adesso, eh. Anche perché da sta parte è tutto buio. Troppo... dai. Ma che succede? Ci sta chiudendo in modo, evidentemente, che andiamo... Che cazzo di problemi ha? Nel posto dove vuole. Era nervoso in viaggio. Pensavo che fosse soltanto eccentrico. Puoi essere eccentrico senza essere un assassino. Che sfiga, ragazzi, veramente, infatti, cioè... Riflettiamo. Hai visto Dumet scappare? Sì. Sapeva che c'era un assassino e se n'è andato? Forse. O forse il tizio che abbiamo visto, esatto, non era Dumet. Finalmente qualcuno ci arriva. Jamie e Charlie hanno capito che l'uomo che hanno incontrato non era il vero Dumet. Noi ci eravamo arrivati tipo da due episodi. Con la maschera, sì. Potrebbe essere. O magari uno che si fa chiamare così, ma non è... Quella trappola era parecchio sofisticata. Chi dice di progettata essere? Progettata in ogni dettaglio. In modo sì. Che noi la trovassimo. Esatto, per questo Questo dico... rende ancora più probabile che l'uomo del traghetto non fosse Dumet. Dico che ci sta chiudendo le vie in modo che arriviamo dove vuole lui. Madonna, raga, sei inquietante però sta cosa, cioè... Io sto provando a immedesimarmi in questa situazione. Cioè, sinceramente non so come potrei reagire a una cosa del genere, ragazzi. Non so voi, fatemelo sapere qua sotto in commento, ma... Cioè, in situazioni simili io penso che comunque sia difficile riuscire a mantenere un minimo di razionalità. Io penso proprio che sia davvero difficile. Allora, scusate un attimo, perché qua sta brillando, ma... Ok, se apro di qua non è detto che si vada avanti, però. Sono indecisa. Fatemi vedere prima di qua cosa c'è, anche se... Non so se è una buona idea. Perché di qua si continua, ragazzi. Ok, quindi... Vediamo di aprire di qua. Cosa pezzo di merda! Cosa? Un muro. Avanti. Proprio come Holmes. Lo so, non voglio pensarci. Non voglio pensarci. Perché avrebbe dovuto ricreare un posto uguale identico a quello? Dai, pensiamoci. Pensiamoci un attimo su. Allora, qua non possiamo fare nulla. E di qua... Oddio, raga. Cioè, tra l'altro, appunto, un labirinto sto posto. Se non fosse che ha chiuso varie parti di corridoio, sarebbe veramente un labirinto. Io mi sarei persa dopo due minuti, molto probabilmente. Anzi, mi creo una mappa mentale. E ma temo riesci. Che la stanza di Erin sia tagliata fuori. Dio, Charlie, perché se la prende con lei? Perché è la più facile da impressionare, la più vulnerabile. Non guardi il nostro show? È tipico dei sociopatici. Ok, facciamo un respiro profondo, andiamo di qua. Oh, ma che cazzo? È una bambina. Oh, bene. Senti anche tu la bambina. Pensavo di essere impazzita del tutto. Da dove viene? Viene chiaramente da qui. Aspettate però, qui c'è qualcosa, ragazzi. Vediamo un po'. Ah, un obolo, perfetto. Tac. Benissimo. E questo vale 2. Qua abbiamo altro, sembrerebbe proprio di no, quindi... Non ci resta che aprire questa porta. Charlie, vieni. Minchia, ogni volta mi viene un'ansia assurda, ragazzi, eh. Minchia, è così pesante questa porta. Oh! Oddio, siete sicuri di voler vedere cosa c'è? Si sta chiudendo. Siamo in una matrioska. Cosa? Le bambole russe.
Sai, quelle bambole dentro le bambole. Stai impazzendo? Perché non è il momento. Siamo chiusi in una cucina, dentro un hotel, soli su un'isola. Beh, sì. Se anche uscissimo da qui... Come usciremo dall'hotel? Esatto. Esatto. E poi come ce ne andremo dall'isola? Affrontiamo un problema alla volta. Prima la stanza. Giusto, hai ragione. Mamma mia, che disastro, ragazzi. È veramente da panico, fatemelo dire. E questi maiali... Non sono l'unica cosa appesa qui. Di chi è? Natalie? Resti una ragazza chiamata Natalie. Il suo corpo è stato congelato. Madonna santa. Natalie Morello. Oh. Oh, ma stai... Oddio, Gesù. Oh, cazzo! Oh, merda! È un cadavere, cazzo! Dici? Sì. Ecco gli ultimi ospiti dell'hotel. Non puoi saperlo. Forse... Cazzo! Cosa, Forse hai ragione. Sì. Forse ha ragione, sì. Porca miseriaccia. Belle le teste di porco. Regà, mi sta venendo veramente la fifarella. Charlie, forse c'è un'uscita. Guarda, questa si muove. Forse si forza più facilmente. Stai indietro. Arrivo io, stai indietro. Questo ecco. Non me l'aspettavo proprio. Davvero ottimo, ehi! Cazzo. Oddio, no, però, Charlie! No, no. Minchia, se si separano pure fra di Charlie! Loro, ragazzi. Jamie! Ehi là! Erin! Fai piano. Ma dov'è? Mannaggia, non può essere sparita. Mark, ehi, vieni qui. Che sta succedendo? Siamo chiusi dentro? Sì, purtroppo sì. Così pare, sì. Aspetta. Shh. Cosa? Shh. Hai sentito? Sono loro. Da dove viene? C'è qualcuno nel ristorante. Sono le loro voci, li ha registrati. Io vorrei brindare a tutti voi. Giù. So di essere bersaglio della vostra ironia e che fa parte del mio ruolo di patriarca della famigliola. Mark e Jamie, voi due da soli lavorate per 10. Kate, nonostante i litigi, tu per il programma sei l'anima. Cattura il pubblico. Che cazzo significa? Tutto davvero splendido. Mark, cosa fai? No, non li toccare. Dove ci ha trascinati? Cioè, io non li toccherei, ragazzi, sinceramente, manco morta. Ora stiamo davvero esagerando. Non so in cosa ci abbia trascinati Charlie, ma se trovo Dumette gli spacco la faccia. Indaga sui manichini. Ah, quindi lo devo fare per forza. Purtroppo. Ok, stiamo esagerando. Che diavolo succede? Ok, qua non abbiamo nulla di particolarmente interessante, almeno così sembrerebbe. Qualcuno ha visto Dumette? E qua riparte la scena. Ma posso guardare qualche dettaglio nello specifico o pare di no? Ok. Tra l'altro ha gli stessi oggetti. Jamie ha quella collana, tale e quale, spiccicata. Come cazzo ha fatto? E povera Erin, ragazzi. Me lo so fatta morire così, mannaggia tutto. E Charlie. Oh Cristo. Ma è identico a lui. Sì. Impossibile che qualcuno li abbia messi insieme solamente in un paio di ore. Ok, fatto sta che... Senti. Che a me mi sta per l'ansia. Dei passi. Oddio. E si avvicinano. E chi è? Ma perché evitarci qui? Ok, facciamo attenzione, ragazzi. Non vorrei farmi beccare adesso. Non facciamo cazzate, ragazzi, Oddio.
Loca! Oh merda. Jamie. Ma che succede? Scusa, pensavo... Gesù. Cappolo. E questi cosa sono? Minchia, chi se l'aspettava che fosse lei? Mi devi scusare, veramente. Per fortuna stai bene, scusami. Oh mio Dio. Quando il muro si è chiuso, io... Per fortuna stai bene. Dumet ha ucciso il suo custode. Cosa? Davanti a noi. Ok, rilevamento bussola. Jamie ha rivelato a Kate e Mark che Dumet ha ucciso il custode. È ok. Matt, una messa in scena. Indossava una maschera e so bene cosa può sembrare, ma dico sul serio, ora ce l'ha con Erin, dobbiamo muoverci. Ma un attimo, Charlie dov'è? Non lo so, ci siamo divisi. Chissà. Cavolo, non posso crederci. Così, rimasto da solo, Charlie, ragazzi. Cadaveri sulle sponde del lago. È un cazzo di scherzo. Una scusa plausibile. I nostri morti. Cristo, fate silenzio. Morti. 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 Bani, bani. Morti. Morti i nostri. Cos'è stato? Questo è finto. Una replica o di un animale o roba così, per forza. No, non ci credo. Oh mio Dio. Non tocca, non lo vorrei toccare. Oh, è vero, cazzo, ve l'avevo detto, questa è una follia. Andiamo via da qui. Jamie, non restare indietro. Oh, è chiusa. Ma che succede? Anche quella da cui sono entrata. Dumet! Che situazione. Ti piace giocare, ragazzi? Fatti vedere. Vieni. Giochiamo insieme, dai. Non chiamarlo. Non lo provocare. E Charlie, che poverino, ragazzi. A questo punto delle cose sarà stato uno stronzo. Ma non vorrei essere al suo posto. È rimasto da solo. Tirato una capocciata quando è caduto. Madonna santa. Oddio. Regà, mi sta salì l'ansia, ve lo dico, veramente. Devo uscire. Mi sta salì l'ansietta. Esci dallo scantinato. E qui c'è una chiave. Merda. Porco zio. Ma vaffanculo, va. Pezzo di merda. A parte mi sono cacata sotto, lui si è pure bruciato. Chiave della cella. È tutto fin troppo facile. Perché mettere la chiave della cella qui? Tra l'altro. Jamie! Ehi là! Jamie è andata via, non tornerà Jamie! Più. Jamie! Io sto bene! Per adesso. Io spero veramente di cuore, ragazzi, di non fare altri disastri, ma... Ho paura. Vi dirò sinceramente, ho paura. Di tutto. Vediamo un po' cosa c'è qua. Cosa cacchio è? Assassino di Chicago, vittima 2. Cosa della morte, ferita all'addome? I denti della vittima sono stati asportati. Ah, una foto di un cadavere. Mica perché si capiva bene, le foto sono rovinate. Ok, questa si vede meglio già. Coraccio. Soggetto non identificato, numero 2. Hai letto il mio rapporto sul primo? Stesso modus operandi, maschio con varie lacerazioni. Le lesioni sul basso ventre sono simili a quelle della prima vittima. La forma della ferita d'ingresso suggerisce che l'arma dell'omicidio potrebbe essere la stessa. Credo che sia un collezionista. Questa volta ha reciso l'orecchio sinistro. Incisione netta, eseguita con un bisturi o una lama di rasoio. Un lavoro pulito, ben eseguito. Scarsa presenza di sangue. Probabilmente la vittima era già morta da 30 o 40 minuti quando l'ha fatto.
Questa in effetti è una novità. La prima vittima era viva al momento della rimozione dei denti. Immagino il caos e le grida. Sta imparando. Che cosa terribile, ragazzi. Non ci voglio neanche pensare. Non voglio neanche provare a pensarci, perché mi sento male solo a pensarci. Mamma mia, che cosa. Tutto terribile, ragazzi. Tutto orribile, veramente. Cos'è questo? Non ci è dato vedere, sapere cos'è? Va bene. Ah, ok. Questo è sangue. Segreto trovato. Registro un capomastro. Le sue note esprimono preoccupazione perché un crescente numero di operai stava lasciando l'isola. Quindi ovviamente la cosa gli puzzava in un poco. Eccola. È chiaro, ragazzi, che il numero all'ingresso è il numero di visitatori, probabilmente, che sono rimasti in maniera permanente qui all'hotel. Eh? Probabilmente. Che è? Che diavolo era? Te stava a guardare da là sopra, caro. E quindi la 181esima purtroppo era proprio Erin. Davvero fantastico. Grammofono, monitor. Questa power. Mi ci tocca staccare la corrente, purtroppo. Triste ma vero. Ecco fatto. Ottimo. Che odio. Perché deve metterci pure la musica? Per rendere il tutto più piacevole? Beh, direi che non riesce molto nel suo intento, perché mi cago ancora di più addosso. Ci sarà una sorta di schema in queste cose qua. Magari. Ma questa sblocca questa di qua. E questa di qua invece non si sblocca questa? Un papozzetto che blocca la porta. Che è successo? Questa è chiusa. Sei in trappola anche tu, eh? Beh, se riesco a uscire ti manderò a prendere. Perché questo coso è qua? È tutto strano, ragazzi. Supera i cancelli chiusi a chiave. Ma mi chiedo perché quell'affare è legato lì in quel modo. Non ha senso. Oddio. La luce che va e che viene, dai, tutte, tutte cose belle, tutte cose belle. Ok, superiamo l'ennesimo cancello, ma qua cosa c'è? Oddio, non lo toccherei tanto se fossi in te, sinceramente. È vero, era proprio esatto, quindi il tizio era qua dietro un attimo fa, perché ci stava spiando proprio da qui. Oddio. Io sono parecchio preoccupata, ragazzi. Parecchio preoccupata, anche se forse non si vede tanto, però sono davvero, davvero preoccupata da tutta questa dannatissima situazione. Davvero. Opla! Saltiamo le staccionate. Siamo davvero in forma, davvero in forma. Allora, posso aprirlo, ovviamente, se è chiuso perlomeno. Infatti è chiuso, quindi ci tocca usare la schedina. Ok, ecco fatto. Vediamo cosa c'è all'interno. Oh, un obolo d'oro. Quindi varrà parecchio di più, probabilmente. Ah, come l'ho detto. Voleva semplicemente due, d'accordo. Va bene. Va bene, continuiamo. Che dite? Continuiamo. Non è che ci resta molta altra scelta. Quindi oh, ci sono delle fiamme disegnate qua sopra. Non so quanto sia saggio fare. Ah,
Che cazzo è? No, dai, raga, no, 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 non mi fate fa ste cose, vi prego. Non mi fate fa ste cose, vi prego. Che cos'è che urla? Che cos'è che strilla? Oddio, ho dato fuoco a qualcosa? O a qualcuno? Oddio, non mi fate fa ste cose, vi prego. Ma veramente di cuore. Oddio. Ok, si è aperta anche l'altra porta. Sì, ma cos'era che urlava? Era questo papozzo? Oh, sì, è andato a fuoco, infatti. Mi dispiace. Mi dispiace, amico. Sinceramente non capisco come abbia fatto a strillare quell'affare, però. Dettagli a cui non dobbiamo dare la minima importanza o possiamo tranquillamente procedere? Ok, andiamo, andiamo, andiamo. Che cazzo è stato? Che cos'era? Oh! Ma ciao, bellezza. Le tue amate sigarette. Ma tu guarda un po'. Grazie a Dio. Sì, è il momento giusto per pensare alle sigarette, guarda. Sarà la migliore sigaretta della mia vita. Sì, è il momento proprio adatto, guarda. Continua a ripetere, Ma non è che magari cazzo. Il nostro ospite c'ha da accendere, perché probabilmente sarà qui a momenti. Data la porta, forse è una camera incendiaria, non ci sarà neanche bisogno di accendino, Charlie. Quindi goditi la tua ultima sedativa sigaretta, che è meglio. Porca miseriaccia, ragazzi. Dov'è finito il manichino che era qua, tra l'altro, perché ce n'era uno? Seguiamo la musica. Eh sì, la musica. Praise the Lord. Ma che fa? Che l'hanno trovato? Ma ecco qua, lo sapevo. Lo sapevo. Gas. Oh. Oddio. Oddio. Bisogna fare qualcosa. E subito. Ehi, ce ne sono? Oddio. Sono qui. Oddio, oddio, regà. Oddio. Oh. Dire non me lo dire l'accendino. No, che fai? Non lo fare. Fermo. Non lo fare. Fermo. Ti prego. Solleva la grata. La porta credo che sia un po' improbabile. Dai, cavolo. Dai, Charlie, dai. Dai, su, Charlie. Che fai? Sollevala! L'hai già sollevata! Muoviti! Devi aprirti, cazzo! Devi aprirti, cazzo! Dai, ci sei, dai! Sì. Sì. Ah!
situazione si è complicata per i nostri amici. Forse Charlie è sfumato, sì. Mark e Kate desiderano essere onesti l'uno con l'altra, ma a quanto pare Kate non è stata del tutto sincera con Mark e forse nascondeva qualcosa a se stessa. E che dire dei pregevoli animatronici del signor Dumet? Li trovo alquanto geniali. Alcuni sono davvero realistici. Vorrei sapere dove si procura i pezzi. Trovo che sia una cosa corretta a questo punto offrire un indizio per pareggiare i conti. Che ne pensi? Io sono veramente senza parole, ragazzi. Sono riuscita a uccidere anche Charlie e sinceramente mi sembra assurda la cosa che ogni volta che gli ho detto di sollevare la grata gli si sia sollevato come valore l'astuzia. È una presa per il culo, è una presa per il culo, perché se stava facendo una scelta sbagliata me la dovevi far scendere. Io sono stata spinta anche da quello, perché poi ci ha dato la seconda possibilità di scegliere. E ho visto la prima volta, ho detto gli si è sollevata l'astuzia, evidentemente sarà stata una scelta saggia quella di sollevare la grata. E invece no, sembra che te depistano apposta, ma non è giusto fare così, ragazzi. Non è giusto, perché già mi sembrava comunque assurdo che lui riuscisse a forzare la porta, come faceva? Se il tizio gli aveva chiuso anche il buco. Come cazzo c'è... Come faceva a mani nude a forzare quella porta blindata? Come cazzo faceva? Cioè, raga, a me sembra assurdo, veramente. Cioè, il primo episodio in cui sono in pericolo i nostri personaggi e già me ne sono morti due. Non vi sembra un po' troppo facile il modi in cui possono morire i personaggi, ragazzi? A me sì. Cioè, tra l'altro, alla prima occasione in cui rischiano la vita te fanno le scelte complicate. Cioè, complicate, te fanno le scelte pure a trabocchetto, che ci può sta. Però fino a un certo punto, ragazzi. Cioè, porco zio. Vabbè, mi dia sti indizio del cazzo, che gli devo dire. Prendiamo un po' di ispirazione dalle opere di Sir Arthur Conan Doyle. Sembra che Herman Mudgett fosse talmente innamorato di Sherlock Holmes da prenderne il cognome. Dunque. Dispone di un cervello di prim'ordine. Attende nell'immobilità come un ragno al centro della tela, ma la ragnatela ha migliaia e migliaia di filamenti di cui egli conosce ogni singolo fremito. Spero che sia d'aiuto. Utilissimo. Davvero utilissimo, direi. Dove eravamo rimasti? Alla buona merda fortuna. Eravamo rimasti. Ecco dove. Io potevo salvarlo. Come? Ma che affermazione è? Merda! Cosa? Ma che cazzo? Aspetta, hai sentito? Sì. Veniva da là. Se fosse Erin. No, no. Cazzo. È una trappola. È l'unica via d'uscita. Credo lo scopriremo presto. Che dire, ragazzi? Penso veramente ci sia poco o nulla da dire. Davvero poco o nulla da dire, se non che comunque tutto ciò mi fa girare abbastanza i coglioni, perché o sono diventata al tal punto stupida io, o veramente hanno reso queste morti una cosa fin troppo facile, ragazzi. Perché a rigor di logica uno dice, vabbè, ma gli hai fatto sollevare la grata, dove pensi che potesse condurre? Che cazzo ne so? Mi sembrava un po' più logico di provare ad aprire una porta blindata spessa così, di cui l'apertura era stata anche chiusa. Ragiono di cazzo io? Probabilmente sì, ragazzi. E con Erin
Idem, comunque la situazione era veramente ambigua. Davvero ambigua, è difficile fare certe scelte, ragazzi. E guarda caso, io le becco sempre sbagliate. Mannaggia santa, cioè mo mi sono rimasti solo loro tre. Praticamente il gioco nel giro di un episodio mi finirà. Perché se saranno in pericolo di vita tutti e tre, ragazzi, li farò morire tutti quanti. Meno male che a inizio episodio avevo detto cercherò di fare del mio meglio per. E lo sapevo io che andavo a finire di merda. Davvero, ragazzi, sono senza parole. Io non so cosa dire, sono alquanto allibita da quanto sia diventato semplice far morire questi personaggi, veramente troppo. Io aspetto i vostri pareri qua sotto in commento, ragazzi, fatemi sapere che cosa ve ne è parso e se voi avete giocato il gioco, non lo so, ragazzi, se avete trovato quanto me difficile fare le scelte per farli sopravvivere. Io veramente, ragazzi, sono senza parole, veramente senza parole. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione e un abbraccio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao.